472 nuovi contagi a fronte di 8.629 tamponi mai così tanti in regione. 7 i decessi. Sull'ultimo DPCM il governo precisa tutela dei nonni e stoppa i mercatini di Natale. Un team di ricercatori regionali ha analizzato i polmoni di pazienti deceduti causa Covid. Trovate cellule anomale che spiegherebbero le difficoltà di recupero dalla malattia. Si studiano nuovi farmaci per bloccarle. L'emergenza sanitaria acuisce la crisi economica, più del doppio rispetto a marzo le famiglie in difficoltà a Udine. La Croce Rossa intensifica l'attività di raccolta e distribuzione di generi alimentari. Chiuse le palestre, una scuola di danza di Udine ha dato la possibilità ai suoi allievi di allenarsi all'aperto. Chi balla non vuole e non può fermarsi. Da Reggio un nitido segnale, l'Udinese è squadra in salute. I bianconeri hanno ridimensionato il Sassuolo a cui è stato concesso praticamente nulla. Bene, noitink. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV. Questi i titoli del nostro notiziario. In apertura però subito una notizia degli ultimi minuti attesa, arriva dagli Stati Uniti ed è l'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Joe Biden ha conquistato la Pennsylvania ed è il 46esimo presidente degli Stati Uniti secondo le proiezioni della CNN. Joe Biden è presidente. Letto anche secondo l'Associated Press. Kamala Harris entra nella storia, è la prima vicepresidente donna della storia americana, ce l'abbiamo fatta, sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, ha detto Kamala Harris in un video postato pochi minuti fa sul suo account Twitter per celebrare la vittoria. Una vicepresidente in tuta da jogging che dice dunque dunque ce l'abbiamo fatta e da New York a Washington esplode l'entusiasmo in strada per la vittoria di Joe Biden, i claxon festeggiano il 46esimo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi, una folla si è radunata davanti alla Casa Bianca, la vediamo proprio in queste immagini per festeggiare l'elezione del candidato democratico, una piazza appunto la Casa bianca che eh, cambia così pelle da teatro delle proteste a teatro dei festeggiamenti e attesa nella notte la eh, prima eh, conferenza eh, ufficiale il primo discorso ufficiale di eh, Joe Biden nella notte italiana ovviamente eh, domani andremo a sentire proprio le parole del presidente del nuovo eh, presidente degli Stati eh, Uniti d'America. E adesso torniamo in Italia. Veniamo in Friuli Venezia Giulia per parlare dell'epidemia di coronavirus. Come sempre facciamo il punto sugli ultimi dati sull'andamento di questa epidemia che ha visto oggi una giornata da record per quanto riguarda il numero dei nuovi positivi è più di 800, ma anche il numero dei tamponi più di 8.000. Allora andiamo a sentire il primo servizio di Luciana Idelfonso che ci fa un quadro. Aggiornato della situazione. Mai così tanti tamponi in Friuli, Venezia e Giulia? Nelle ultime 24 ore sono stati 8.629 quelli eseguiti in regione che hanno permesso di riscontrare 872 nuovi contagi da coronavirus. Diminuiscono, seppur di misura, le vittime odierne. Sono sette i decessi, tre donne e quattro uomini, di un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni distribuiti su tutto il territorio regionale. Complessivamente le persone che hanno perso la vita in Friuli Venezia Giulia a causa del coronavirus sono 442, con la seguente suddivisione: 223 a Trieste, 108 a Udine, 100 a Pordenone e 11 a Gorizia. I positivi al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 14.224 di cui 4.434 a Trieste, 5.525 a Udine, 2.594 a Pordenone e 1.501 a Gorizia, alle quali si aggiungono. 170 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 7449. Salgono a 45 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 286 ricoverati in altri reparti. Per quel che riguarda le nuove positività, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 49 casi di persone ospitate nelle strutture regionali. Mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno di tale strutture sono 21 sul fronte del sistema sanitario regionale da registrare all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al covid di due medici, nove infermieri, due os, un operatore tecnico, un tecnico di laboratorio, un radiologo. In quella Giuliano Isontina di nove addetti e lo stesso numero anche in quella del Friuli occidentale. Da aggiungere anche un'infermiera al Burlo Garofalo di Trieste e un'addetta alla Sala operativa regionale dell'emergenza sanitaria e a proposito dei nuovi positivi il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinta ha fatto sapere che sono risultate positive due operatrici sanitarie che lavorano nella casa albergo di Monfalcone sono risultate positive anche due nonne ospiti della struttura che per fortuna dice il sindaco sono asintomatiche abbiamo immediatamente sanificato i locali della casa albergo le persone positive sono state poste in isolamento nella sala predisposta a questo fine. Queste le parole del sindaco Da Monfalcone a Cormons dove nei prossimi giorni la RSA sarà riconvertita a RSA Covid, garantendo così una disponibilità di 30 posti letto per assicurare la prosecuzione delle cure ai pazienti non Covid che necessitano di riabilitazione. Ha fatto sapere l'assessore regionale alla salute Riccardi, il distretto Alto Isontino ha previsto nei prossimi giorni il trasferimento dei pazienti dalla struttura all'ospizio marino di Grado che ha messo a disposizione 20 eh, posti alla RSA di Cormons nella quale in corso di valutazione e l'attivazione di un centro tamponi è già iniziata la ridefinizione dei percorsi di sicurezza a garanzia degli ospiti e degli eh, operatori. E continuano gli studi e le ricerche sul Covid-19. Tra le ultime ricerche pubblicate su un'importante rivista scientifica c'è anche quella realizzata da un gruppo di ricercatori dell'Università e del Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste che hanno analizzato i polmoni di 41 pazienti morti a causa del Covid, trovando delle spiegazioni sul perché i pazienti affetti da SARS-CoV-2 abbiano un ritorno alla normalità molto più difficile rispetto a quelli affetti da altre polmoniti. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Serena Zacchigna. Vediamo. Sono emerse tre cose fondamentali che un po' si erano intuite dall'osservazione clinica dei pazienti. La prima è che il virus permane nei polmoni anche per lunghi periodi di tempo, quindi Abbiamo riscontrato casi in cui abbiamo trovato tracce del virus sotto forma di RNA, quindi genoma virale o proteine specificamente prodotte dal virus, all'interno dei polmoni anche dopo diversi mesi dalla diagnosi. La seconda cosa che ci ha colpito è la presenza di queste cellule, appunto, che lei ha definito anomale, che sono delle cellule. Eh, pseudo sinciziali o sinciziali che verosimilmente sono la causa della capacità di una delle proteine del virus di fondere le cellule che infetta. Quindi l'epitelio polmonare in pratica diventa un sincizio quando viene infettato dal virus che esprime questa proteina che si chiama S, Spike, che è la stessa proteina che il virus usa per entrare dentro le cellule. Voi, alla luce di queste risultanze scientifiche, avete iniziato a lavorare anche per cercare una soluzione dei nuovi farmaci? Beh, sì, il fatto che eh, si ritrovano queste cellule anomale, verosimilmente formate dalla fusione di più cellule infettate, ovviamente apre la strada alla possibile ricerca di farmaci che riescano a bloccare questo meccanismo, non è ancora chiaro quale sia il contributo poi di queste cellule di fatto nelle manifestazioni acute o a lungo termine della malattia. Un'altra ehm, osservazione importante è che queste alterazioni che abbiamo ritrovato anche diversi appunto mesi dalla diagnosi potrebbero poi rappresentare un substrato anatomico per interpretare meglio quelli che verosimilmente potrebbero essere i sintomi a lungo termine delle persone che magari sono sopravvissute a una polmonite importante e che potrebbero avere un aumentato rischio di sviluppare, ad esempio, fibrosi polmonari o ipertensione polmonare. Come le dicevo, eh, abbiamo riscontrato un, un grosso coinvolgimento dei vasi. Quindi, non mi sorprenderebbe che alcune persone negli anni poi sviluppino delle forme di aumento della pressione dentro i vasi, quando il vaso ingrossa la sua parete in genere aumenta la pressione all'interno, quindi eh, sono convinta che questi dati ci aiuteranno a, a capire, ad interpretare magari certi sintomi a lungo termine, il cosiddetto Covid lungo. Adesso andiamo sul sito del Ministero della Salute per dare un'occhiata agli ultimi dati sull'andamento di questa epidemia nel nostro Paese. Oggi in tutta Italia sono stati 39.811 nuovi casi di positività, le vittime sono 425, i tamponi effettuati 231.673. Stando al nuovo bollettino il rapporto tamponi positivi è salito al 17,1%. Il numero degli attualmente positivi in Italia sfonda quota 500.000 e si attesta a 532.536. Di questi 25.109 sono ricoverati con sintomi, più di 1.100 in più nell'arco della giornata. 2.634 sono in terapia intensiva, 119 in più. Tutti gli altri sono sono in isolamento eh, domiciliare. Stop ai mercatini di Natale, tutela dei nonni, possibilità di portare il cane a spasso senza limiti di orario e a meno che non ci siano conviventi a bordo si viaggia in auto con la mascherina e solo con il guidatore davanti. Il governo aggiorna il decalogo anti-Covid alla luce dell'ultimo DPCM e dal sito delle FAC arrivano nuove risposte per districarsi tra le regole del decreto. Anche la circolare del Viminale per i prefetti. Ci sarà la possibilità di chiusura di strade o piazze prima delle 21 anche nelle zone gialle. I chiarimenti delle FAC riguardano le tre distinte zone in cui è diviso il paese: rossa, arancione e gialla. Tanta attenzione si concentra sugli anziani tra le categorie più esposte al contagio, che devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. In tutta Italia è fortemente sconsigliato, benché possibile, spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro. Questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza eh, maggiore. E poi ancora, per quanto riguarda gli spostamenti in auto con persone non eh, conviventi, sono possibili purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia, con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila, fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la eh, mascherina. E poi ancora un passaggio. Per quanto riguarda i mercatini, le fiere, nessun mercatino natalizio, almeno per ora, in tutta Italia. Le manifestazioni locali con carattere prevalente commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzati fuori dall'ordinaria attività commerciale, sono da assimilare alle fiere e quindi sono vietate. E adesso passiamo alle conseguenze economiche e sociali di questa crisi eh, sanitaria. A Udine, nella sede di via Pastrengo del locale comitato della Croce Rossa Italiana, eh, c'è stata un'intensificazione dell'attività di raccolta e di distribuzione di generi alimentari per l'aumento dei cosiddetti nuovi poveri in conseguenza proprio della situazione pandemica. Se prima di marzo si contavano sul territorio comunale un centinaio di famiglie in difficoltà, ora il numero è salito a circa 300. Tante sono le famiglie friulane e anche il popolo delle partite IVA in difficoltà. Eh, andiamo a sentire l'intervista raccolta questa mattina da Monica Nardini. Sicuramente l'emergenza del coronavirus ha aperto un'altra emergenza oltre a quella sanitaria che è l'emergenza sociale dove abbiamo visto un aumento esponenziale delle persone che chiedono aiuto quotidianamente a noi e che cerchiamo di rispondere in maniera accelere ma soprattutto efficace. Mi accennava che prima di marzo erano un centinaio le famiglie sul territorio a cui davate sostegno, si sono triplicate, dunque sono 300. La richiesta è in continuo aumento, noi settimanalmente vediamo nuove persone che vengono a bussare alla nostra porta, e imprenditori, partite IVO, IVA, persone che hanno di fatto sempre lavorato e che a causa del coronavirus si sono trovate chiuse le, le attività e che quindi di fatto non hanno da mangiare e sentono la necessità di, di chiedere aiuto. È cambiata la composizione, prima magari più stranieri, adesso più friulani. Sì, il friulano è, è molto riservato, timido, quando viene a chiedere aiuto è già tardi, quindi di fatto il frigo è vuoto, le bollette sono, sono già staccate e ci sono magari la presenza di, di minori, di persone anziane, quindi questa è la nuova tipologia di persone che chiede aiuto a noi. Di cosa c'è più bisogno sul fronte dei generi alimentari, come supportare in tal senso la Croce Rossa? Abbiamo avuto un aumento esponenziale di famiglie con minori e attualmente ci troviamo in difficoltà con il reperire il latte, latte a lunga conservazione, quindi l'appello... Che lancia i telespettatori è dell'acquisto del, del latte. Le donazioni possono avvenire in tre modi: o attraverso il codice IBAN, un conto dedicato che Croce Rossa ha aperto per questo genere di attività, attraverso l'acquisto di carte prepagate in qualsiasi supermercato, o portando fisicamente in Croce Rossa i generi alimentari che una persona vuole donare. Togliete abiti anche per ovviamente le misure di sicurezza. Sì, la distribuzione e la raccolta di abiti è stata sospesa. E questo sicuramente fino a fine anno non è possibile quindi donare abiti, vestiti, coperte. E negli ultimi mesi proprio a causa del coronavirus è saltato il 90% dei matrimoni programmati con una perdita per l'indotto del wedding di circa 300 milioni. A lanciare l'allarme è Federmoda, come ci racconta Luciana Edelfonso nel prossimo servizio. Il 90% dei circa 3.500 matrimoni celebrati ogni anno in Friuli Venezia Giulia sono saltati nel 2020 a causa del coronavirus. La perdita per l'intero indotto si aggira sui 300 milioni di euro. A fare una stima è Confcommercio Federmoda Friuli Venezia Giulia, che denuncia una situazione insostenibile per migliaia di aziende. Con questi numeri eh, le aziende di moda, soprattutto quelle legate al matrimonio, non possono stare in piedi. A rincarare la dose però c'è tutta la filiera, per cui non ci sono più eh, cerimonie nei ristoranti, Il, tutto l'indotto che riguarda le estetiste, riguarda le bomboniere, i fiorai che sono legati al mondo del wedding sono altrettanto sotto un treno. Eh, il mondo che viene coinvolto è particolarmente ampio, pensiamo anche ai gruppi musicali che girano intorno alle cerimonie, ai fotografi e questo induce a pensare che senza un aiuto eh, veramente non si riesca ad arrivare alla fine dell'anno. Certo, i matrimoni sono stati tutti rinviati, quindi chi resterà potrà in qualche modo avere un ristoro il prossimo anno, ma molte aziende sono a rischio. Quindi l'appello è veramente di eh, dare una mano a queste aziende. Abbiamo parlato prima dei mercatini di Natale che non ci saranno, si è svolto invece oggi regolarmente il mercato di Viale Vat a Udine, questa mattina aperte tutte le bancarelle del mercato, una settantina complessivamente. Ieri pomeriggio la polizia locale aveva informato che in base all'ultimo DPCM non avrebbero potuto aprire nel fine settimana le bancarelle con generi non alimentari. Ieri sera però a seguito delle manifestazioni in Piazza dei rappresentanti degli ambulanti e dell'intervento della Regione. È arrivato un chiarimento sulle ultime misure adottate e anche il via libera del governo. In Friuli Venezia Giulia, zona gialla, i mercati all'aperto potranno restare aperti con le consuete bancarelle. Una situazione critica si registra però attualmente a grado, stando alle parole di Dino Contro, vicepresidente del Sindacato Regionale degli Ambulanti. Sentiamo. Il mercato di Viale dunque questo sabato ha potuto riaprire con tutti gli ambulanti operativi, non solo quelli addetti ai generi alimentari. Sì, certamente siamo riusciti grazie al nostro intervento ieri in regione col, col governatore Fedriga a sbloccare questa situazione e a dare diciamo, un po' di sollievo in questo momento difficilissimo alle aziende che se no sarebbero state chiuse. Il governatore si è impegnato e attraverso, dopo il Ministero e le prefetture, ha dato l'ok ok per poter riaprire i mercati. Abbiamo le misure, Abbiamo le misure virus, i dispositivi, cerchiamo di igienizzare, facciamo entrare persone. E contingente nel senso che se siamo in cinque entrano 5 persone alla volta nella bancarella. C'è stato un problema interpretativo dunque del DPCM. La situazione quale continuerà a essere nei prossimi giorni? Potranno restare aperti nei fine settimana solo i mercati all'aperto di tutto il territorio regionale? È una situazione in evolversi e non si può sapere se farà una settimana. Comunque, a quello, allo stato attuale, da lunedì al venerdì, ogni immersologia sia nei mercati che anche nei centri commerciali può essere messa in vendita e aperta. Nel weekend adesso c'è la chiusura per i centri commerciali, i mercati all'aperto siamo aperti e con fiducia lo dico, sperando che continuiamo a essere aperti. Una problematica riguarda il comune di Grado. Sì, a Grado invece qui mi sembra che ci siano de, de, delle problematiche, c'è una manifestazione in atto perché eh, non sono stati autorizzati ad aprire i non alimentari. Sono aperti solo gli alimentari e stiamo seguendo la, la situazione perché eh, Grado è sotto Gorizia, giusto? E la prefettura di Gorizia ha autorizzato il mercato di Gradisca che è sempre sotto la stessa eh, competenza. Non capiamo come mai nel mercato di Grado non venga fatta la stessa cosa. Questa cosa qui è grave perché comunque si usa un metro e una misura. In, in posti diversi ed è una cosa intollerabile. Noi abbiamo bisogno adesso dal governo, dalla regione di certezza e dobbiamo costruire in questo momento difficile, giorno dopo giorno, la possibilità di continuare a lavorare. Il fatto che si chiudevano il sabato era una cosa devastante. Il sabato è la giornata più ricca per tutte le nostre attività, vuol dire quasi avere un 40-50% dell'incidenza sull'intero fatturato che si svolge durante la settimana e i mesi. E adesso cambiamo argomento e andiamo a vedere gli altri fatti di cronaca della giornata di oggi perché purtroppo in primo piano c'è anche la morte di un bimbo, un bimbo di nove mesi. Sentiamo il servizio, le nostre flash news curate oggi da Luciana Indelfonso. Chiamava Lorenzo Ortolan, il bimbo di soli nove mesi ispirato nel pomeriggio di venerdì all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La tragedia si è consumata a Brugnera, poi la disperata corsa in ambulanza, le manovre di rianimazione protratte per 40 minuti, ma risultate vane. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio. Lorenzo stava facendo il pisolino. I familiari sono andati in camera per risvegliarlo e si sono accorti che all'improvviso il piccolo respirava a fatica. All'istante sono stati mobilitati i soccorsi, il personale del 118 si è prodigato nelle manovre di rianimazione fino all'arrivo in ospedale, dove però non c'è stato nulla da fare. Oggi è prevista l'ispezione esterna della salma per chiarire le cause del decesso. Versa in gravi condizioni una 33enne di Pozzuolo del Friuli ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in prognosi riservata. La giovane è stata travolta poco dopo le 18 di ieri mentre stava pedalando in sella la sua bicicletta lungo la provinciale 94. L'impatto con un camion condotto da un uomo residente nella Bassa Friulana di 54 anni, illeso, subito fermatosi per prestare aiuto. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per i rilievi i carabinieri della compagnia di Latisana. Un denunciato della locale polterra perché si è allontanato dalla quarantena. Sette sanzionati perché privi della mascherina. Tre da parte della volante della questura e quattro da parte dei carabinieri. I tre sanzionati dalla volante sono stati trovati dopo le ore 22 seduti a un tavolino all'esterno di un locale regolarmente chiuso nei pressi di piazza Unità. Legnaia in fiamme nel pomeriggio in via Schiavons a Talmassons. Per cause ancora in via di accertamento, il deposito adiacente a un'abitazione ha preso fuoco finendo distrutto. Danni si registrano al tetto della casa, ma fortunatamente non al resto dell'edificio. Il celere intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il dilagare dell'incendio. Oltre 700 siti web e 300 piattaforme IPTV pirata per la trasmissione di contenuti a pagamento sono stati oscurati dalla Guardia di Finanza. Su centinaia di pagine online, alcune delle quali stavano già trasmettendo la partita di Serie A Cagliari Sampdoria, è comparso un cartello che avvisa gli utenti che stavano utilizzando un servizio illegale. Le piattaforme sono state sottoposte a sequestro per violazione sulle norme di proprietà intellettuale su ordine della Procura della Repubblica di Napoli. Lezioni di danza all'aria aperta per consentire ai ragazzi di arginare in questo modo i divieti introdotti dall'ultimo DPCM è un'idea messa in pratica da una scuola di danza di Udine. Vediamo. La danza si sposta dalla sala all'aperto perché? Eh, si sposta perché con il nuovo DPCM il 26 ottobre scorso abbiamo dovuto di nuovo chiudere, già avevamo chiuso col primo lockdown riaperto con innumerevoli fatiche eh, in tutti i sensi e adesso riusciamo di nuovo a chiudere e allora abbiamo fatto questa, questa cosa all'aperto pensando di fare una casa carina nei confronti dei ragazzi e dei maestri. Danza terribilmente in crisi ma la voglia dei più giovani di muoversi, di esplorare c'è. C'è, c'è ancora, però è evidente che, che per chi stava seguendo una carriera che avrebbe dovuto portare al professionismo diventa veramente una, una grossa limitazione questa non poter fare eh, fisicamente una sala perché a casa è un altro, un altro tipo di lavoro e non ci sono i pavimenti giusti non c'è l'atmosfera e mancano un sacco di cose quindi una situazione veramente drammatica per tutta la danza drammatica anche perché si sono fermati anche gli spettacoli? Tutto, tutto, tutti i teatri chiusi e anche colleghi all'estero, ho sentito diversi direttori di opere, ballerini, eccetera, qualcuno riesce a fare la cosiddetta lezione in compagnia, però più di quello no, non c'è nulla. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Oh, una cosa stupenda, speriamo che può prendere eh, forza di, ogni giorno di più. Perché se dobbiamo stare e chiudere tutti questi bambini, di rimanere tutti chiusi in casa, veramente è un disastro. La cosa che desideriamo tutti è de, di poter ripartire e di poter questi ragazzi che qualcuno di loro vuole seguire la carriera di ballerina, di poter farlo. Che se chiudiamo non si può più fare niente. E siamo arrivati alla pagina sportiva con il calcio, con la convocazione, una notizia arrivata da poco di Kevin Lasagna in nazionale, troviamo la notizia anche sul sito dell'udinese calcio, Lasagna ancora in azzurro, è stato convocato per gli impegni della nazionale contro l'Estonia, amichevole a Firenze l'11 novembre, le due gare decisive di Nations League contro la Polonia, il 15 novembre a Reggio Emilia e la Bosnia il 18 novembre a Sarajevo. Una conferma per il nostro capitano ormai stabilmente nel giro azzurro. Complimenti Kevin, si legge nella nota ufficiale della società e adesso ritorniamo invece al pareggio prezioso ottenuto ieri sera dall'Udinese sul campo del Sassuolo. Vediamo. Centimetro dopo centimetro, per usare le parole di Gotti, l'Udinese ha mostrato i primi auspicati miglioramenti che l'hanno permesso di uscire dal Mapei Stadium strappando un punto alla seconda della classe Sassuolo. Sul fronte della classifica, un pari prezioso, che sblocca bianconeri dopo un inizio campionato a rilento e due stop contro Fiorentina e Milan. Su quello del gioco, una difesa apparsa traballante e insicura nelle precedenti uscite è tornata, grazie al rientro di Neuting, ma non solo, a fornire una prova di solidità e attenzione, lasciando all'asciutto i nero verdi di De Zerbi, che ad oggi restano il miglior attacco del torneo con 18 reti all'attivo. Era da qui che Gotti voleva ripartire per mettere i primi mattoni di una nuova Udinese, più solida e concreta. E per riuscirci ha puntato sulla strada per lui più sicura, ovvero il ritorno al 3-5-2, mantenuto poi inalterato per l'intero match, con i soli cambi pussetto De Ulofeu e lasagna Okaka operati nella ripresa. Le scelte del Mister alla fine sono state premiate. Detto della difesa e dell'importante ritorno di Noitink, bene ha fatto anche Marvin Zigalar, impegnato per la prima volta da titolare sulla corsia mancina. L'olandese non si è fatto sorprendere in fase di copertura e ha provato a impensierire la retroguardia emiliana con un paio di buone accelerazioni per innescare De Paul. E a proposito del 10 argentino, per lui, altra prestazione da leader in mezzo al campo, a conferma della qualità e del carisma di un giocatore a cui la squadra ormai non può più rinunciare. Certo, in una gara sonnolenta difensiva come quella di ieri e con un sassuolo lontano parente di quello rivelazione delle prime sei giornate, si potrebbe pensare che l'udinese non ne abbia approfittato abbastanza per conquistare la posta piena. Ma fare punti in quel di Reggio Emilia non era cosa scontata la vigilia e a Bianconeri va il merito di aver evitato quell'amnesia che fino ad ora sono spesso costate caro. Eccoli qui allora i primi centimetri invocati da Gotti. E se la classifica ancora non è variata poi molto, con l'udinese che solo provvisoriamente aggancia il Torino, Fino al terzultimo posto, tanto cambia invece sul morale di una squadra che sa di essere sulla strada giusta e che ora avrà due settimane piene di lavoro per affrontare il Genoa, questa volta per cercare la vittoria. Pareggio al foto finish anche per il Pordenone 1-1 questo pomeriggio contro il Chievo nell'anticipo del settimo turno di Serie B. Vediamo il servizio. Quinto pareggio in sette giornate per il Pordenone, che stoppa il Chievo seconda in classifica e reduce da quattro vittorie in fila, salvando il risultato con la rete al foto finish di Musiolik subentrato nel secondo tempo a Buttic. Alteghi finisce 1-1 con gli scaligeri che dominano il lungo e in largo nella prima frazione. Vanno in vantaggio a inizio ripresa con Fabbro, ma non riescono poi a chiudere il match, subendo, come detto, la beffa nel finale. Formazione tipo per Tesser, che schiera Ciurria trequartista alle spalle di Butic e Dio, 4-4-2 per il Chievo con la coppia adatta. Fabbro Gorgevich. La squadra di Aglietti parte a razzo e se i primi 45 minuti si chiudono a reti bianche, il Pordenone deve ringraziare un prodigioso Samuele Perisan. Il portiere di San Vito compie almeno tre parate da applausi che evitano i ramari un passivo potenzialmente pesante. La più clamorosa al diciassettesimo, quando Gigliotti prova a risolvere una mischia in aria su calcio d'angolo, ma si vede respinta alla conclusione da pochi passi. Importante però anche l'intervento su Giorgevich che al 26esimo calcia botta sicura dal limite del. Era piccola, ma trova un'ottima chiusura da parte dell'ex Udinese. Il Pordenone prova a svegliarsi al rientro degli spogliatoi, colpendo ripartenza. Al 54esimo ciurria in contropiede serve di O, oh, ma la punta friulana calcia troppo debolmente. Gol sbagliato, gol subito perché il Chievo ripaga con la stessa moneta al 61esimo, passa in vantaggio. Azione in velocità dalla sinistra, assist di tacco di Georgevic e pallonetto vincente di Fabbro che trova la sua prima perla stagionale. Lo stesso Georgevic va poi anche vicino al raddoppio, 7 minuti più tardi, colpendo la parte alta della traversa, ma da lì a poco la manovra giallo-blu lentamente si affievolisce. Il Pordenone, seppur con poco ordine, prova l'assalto per il pareggio. L'azione decisiva avviene in pieno recupero. Ottimo taglio. In area di Musiolik pescato tutto solo da Zurria, e così il polacco deve solo insaccare un punto. Tutto cuore per l'11 di Tesser contro un Chievo che ha fatto capire di non trovarsi per caso a ridosso della capolista Empoli. Ora, però, dovranno arrivare anche le vittorie per non rimanere insabbiati nella pancia della classifica. Ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Ci fermiamo qui per il momento. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Dinese TV.